per scaldare e cucinare il peperone. Quindi è un risotto che sa. Un po' di burro e un po' di formaggio. Senza tante componenti. Perché vogliamo che si salvi questo prodotto? Io qui do l'opinione mia di Slow Food su queste cose. Slow Food ha una fondazione di tutela della biodiversità e dice: nel mondo abbiamo 4.500-5.000 prodotti agricoli che stiamo perdendo, che stanno morendo, che non troviamo più perché sono stati sostituiti da varietà nuove, più produttive, ibridi, che stanno facendo scomparire queste piccole produzioni, che sono caratterizzanti i territori. Che il peperone di Voghera lo trovo a Voghera, la pomella genovese la trovo a Varzi, a Voghera, la zucca berrettina di Lungavilla la trovo a Lungavilla e a Voghera, nei mercati. Però se vado a Bologna non la trovo la zucca berrettina di Lungavilla. Poi abbiamo delle zucche ibride che troviamo in tutto il mondo, che sono uguali come sapore in tutto il mondo. Mangiare una zucca a Voghera, mangiarla a New York, mangiarla a Sydney, il sapore non cambia perché è un ibrido prodotto da un'industria alimentare, sementiera, che ha prodotto una zucca che è coltivabile ovunque. Nessuno venderà mai il seme di zucca berrettina di Lungavilla, ve lo danno i produttori, che ha caratteristiche strettamente legate al territorio. Da un'altra parte ottenete una zucca diversa con lo stesso seme. Questo discorso vale per il peperone. Se io lo coltivo in Toscana non ottengo un peperone così, non so neanche se ottengo peperone, ma il sapore è legato al territorio da cui viene. Idem per la pomella. Questa pomella la troviamo qui, non la troviamo a Sondrio in Valtellina, la troviamo in Oltrepò Pavese, si chiama pomella genovese perché questa la coltiviamo qui da 600 anni. Non sono pochi, dal 1400, sono documenti che parlano di pomella dal 1300-1400. Genovese perché i produttori dell'Alto Oltrepò qualche volta la scambiavano con i mercanti che venivano col sale, il merluzzo, il pesce essiccato e la portavano sui mercati di Genova. Altre volte andavano a venderla loro sui mercati di Genova, anche perché si chiama genovese, perché già allora forniva reddito alle famiglie montane e contadine. Cioè, questi sono coltivati da piccoli produttori, non è il grande frutteto trentino che fa queste cose. Noi abbiamo 6-7 produttori in Valle Staffora e ogni produttore ne farà, non so, 20 quintali. Io lo trovo in piazza questa pomella fino a maggio, fino ad aprile, da qualche piccolo produttore dell'Alta Valle Staffora. È una mela meravigliosa che si consuma benissimo, che dura tanto tempo, dura in garage o in cantina tutto l'inverno e un po' dalla primavera. La mangiate ancora a primavera successiva. Sana, pulita, pochi trattamenti perché è resistente alle malattie. Quest'anno ha sofferto il freddo, perché quest'anno molta è andata distrutta dalla brinata, dalla gelata, però resiste bene alla siccità rispetto a cultivar più moderni. Quindi ha tante prerogative anche di carattere ambientale che sono importanti. Per conservare queste cose, lo dicevo ieri al convegno, le dobbiamo mangiare. Non c'è un'alternativa, perché il produttore continua a farle se noi le compriamo. Non ha altro modo. Comprandolo lo aiutiamo a continuare a fare l'agricoltore e lui resterà a coltivare i terreni montani e collinari. Questo per noi è un grosso vantaggio, che se l'agricoltore abbandona la collina e la montagna sarà un grosso disastro geopedologico, sicuramente lo vediamo quotidianamente quello che succede nelle zone abbandonate. Quindi dobbiamo aiutare questi agricoltori a continuare a fare l'agricoltore mangiando i loro prodotti. Aggiungiamo che questi prodotti caratterizzano un territorio. La gente può venire qui per mangiarle e noi vogliamo che la gente conosca il peperone di Voghera, perché mangiare il risotto al peperone per un turista può essere una cosa significativa, gradevole. Sono andato a Voghera e ho mangiato un piatto tipico di Voghera. Sono andato a Varzi e ho mangiato la pomella di Varzi. Sono andato a Lungavilla e ho mangiato il risotto con la zucca berrettina o i ravioli con la zucca berrettina. Questo in Italia è normale. No? Voi da qualunque parte andiate mangiate prodotti tipici locali, quindi non possiamo permetterci di perdere queste cose per un motivo. Poi c'è un motivo genetico di biodiversità. Oggi tutti parlano di biodiversità, in televisione si parla in continuazione di biodiversità. La biodiversità è la diversità degli esseri viventi, ci sono miliardi di esseri viventi diversi e tutti hanno una ragione di esistere.
l'uomo purtroppo la sta distruggendo. Noi in questo ultimo secolo abbiamo perso il 75% della biodiversità esistente.